Allora, io devo dire che non mi aspettavo di veder diminuita la campagna di denigrazione nei confronti della rivoluzione, perché francamente ci eravamo abituati da 20 anni, 25 anni, 30 anni, non so qual è quello che conta di più, questo. Allora me lo devo tenere vicino. Eravamo abituati a sentire una quantità incredibile di sciocchezze e di libri neri sul comunismo che facevano un'amalgama generale di tutte le vicende più diverse, e invece in questo anniversario i toni sembrano cambiati. Non c'è più paura di nominare la rivoluzione, anche se poi viene ricostruita sempre in maniera molto limitativa. Però, per esempio, nell'insieme mi pare che si sia ridotto il numero di quelli che continuano a insistere sul colpo di Stato minoritario di un gruppo settario, eccetera. Mi pare che sia un po' diminuito perché, diciamo, bene o male, circolano poi le ammissioni di vario tipo sull'enorme impatto di quel movimento che non, anche nel resto del mondo. Tra l'altro, se si considera la rivoluzione russa come un tutto unico che parte dal 1905 e che arriva al febbraio e poi all'ottobre, si pensi a quanto ha pesato e ha inciso sul resto del mondo. Pensavo sul Messico c'è una coincidenza soltanto, ma invece la rivoluzione in Turchia, in Persia, in Cina è alimentata dall'effetto della rivoluzione del 905, che ha già tutti gli ingredienti essenziali della rivoluzione e che invece è stata messa un po' in sordina e un po' dimenticata per varie ragioni, una delle quali è che in quella rivoluzione giganteggiava Leone Trotsky, mentre Lenin era arrivato un po' tardi per intervenire e aveva un partito rigido che aveva avuto in quel periodo un'incomprensione iniziale nel confronto dei soviet, che apparivano qualcosa non collegabile, non dirigibile da parte del partito. Se guardiamo questo, capiamo che la rivoluzione russa ha avuto un impatto enorme, però dopodiché dobbiamo porci il problema noi, una volta che se ne può parlare, e se ne può parlare senza timore di parlare di rivoluzione, perché per alcuni anni proprio non si poteva parlare, nessuno pensava alla rivoluzione, tranne appunto piccolissime formazioni. E quando noi abbiamo cominciato a vedere queste possibilità, ci siamo trovati in una situazione singolare di dover viceversa approfondire le ragioni per cui questa rivoluzione ha avuto non soltanto un'involuzione totale a partire dagli anni 20, e c'è un problema di datazioni importanti su cui tornerò perché è una questione essenziale, ma a cercare di capire da qualche parte deve esserci stato un errore, se è stato possibile questa involuzione. In genere la cosa viene non capita se si parte da un pezzo della vulgata anticomunista che continua a circolare e che attribuisce a Lenin una doppiezza, e avrebbe detto prima delle cose e poi altre perché finalmente gettava la maschera. Questa è una degli stereotipi che continuano a circolare, e non riescono a capire che Lenin invece rimetteva in discussione costantemente le acquisizioni e le modificava. Per esempio, dimenticano che nel 17 non c'era prevista una battaglia direttamente per la costruzione del socialismo, non una nazionalizzazione generalizzata, ma se quella soltanto di alcuni settori principali, di alcuni settori chiave,
e non pensava, diciamo, pensava al controllo operaio nelle industrie, ma tenendo conto che pensava che potesse rimanerci anche un settore di patronato privato. Quello che è accaduto per la dinamica oggettiva della rivoluzione. Tutte le rivoluzioni a un certo punto scappano di mano ai protagonisti, nel senso che ci sono delle nuove scadenze e delle nuove risposte. Queste risposte sono state, da un lato, inevitabilmente anche risposte di violenza continuativa ed eccessiva, perché ci sono, ma al tempo stesso non dimentichiamo che ci sono delle statistiche che erano già riportate dal CAR, che nei primi 5-6 anni il numero di condanne alla pena capitale eccetera era molto ridotto, rispetto, senza paragoni rispetto a quello che poi accadrà dopo. E quando si è in una guerra civile è una cosa diversa la condanna, cioè, non ci si pone il problema di cos'altro si poteva fare. Quando si catturano dei prigionieri, cosa fai? Sei in grado di organizzare dei campi? E a questo punto ti dicono: ah, ma ha fatto già i campi. Ma dimenticano che anche durante la guerra, la grande guerra, tutti i paesi catturavano dei prigionieri, li dovevano tenere da qualche parte. Era una cosa che in guerre precedenti non si era posta, non avevano queste dimensioni. E questo veniva messo in conto da uno dei più grandi seminatori di confusione, che è stato Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, preziosissimo per la raccolta di documentazione, ma incapace di interpretarla, per cui trovava la stessa cosa una fucilazione nel corso della guerra civile. Non c'era altra alternativa, perché avevano provato a lasciare liberi sulla parola nelle prime settimane dopo l'ottobre una quantità di generali zaristi, e questi si erano semplicemente spostati in un'altra zona per organizzare la rivolta. A un certo punto diventa inevitabile la repressione. Non c'erano altre strade, non c'era. Questo anche in ogni rivoluzione, nella rivoluzione cubana, Guevara racconta nei passaggi della guerra rivoluzionaria serenamente e limpidamente, diciamo, quando hanno dovuto fucilare delle persone che avevano collaborato con Batista, e dice: non potevamo farne a meno, se fossimo stati più forti potevamo permetterci un'altra soluzione, ma eravamo in una situazione di grande debolezza e non è che potevi avere nemmeno una prigione per questo, quando vivevano sulla montagna in condizioni. E quindi questa cosa sfugge naturalmente a chi mette in conto al gruppo dirigente della rivoluzione d'ottobre. In particolare si dividono tra chi attribuisce il tutto a Lenin e chi attribuisce il tutto a Trotsky. Sono più numerosi quelli che attribuiscono tutte le colpe e tutte le magagne a Trotsky, perché c'era quella che lui definiva la santa alleanza degli anarchici con i menscevichi e con i moderati. Io vorrei fermarmi su due aspetti strutturali dell'involuzione. Uno riguarda quelle parti enormi dell'impero russo zarista che non sono capitate, non si sono staccate. Qui c'è un'altra cosa da dire, cioè una delle mistificazioni frequenti è dice: era una cosa tattica e strumentale riconoscere il diritto all'autodecisione. Non è vero, perché Lenin si è battuto prima e dopo per il diritto all'autodecisione, dicendo: non possiamo difendere il diritto dell'autodecisione dell'Irlanda rispetto alla Gran Bretagna o dell'India rispetto alla Gran Bretagna. La nostra è dobbiamo riconoscere il diritto alla separazione dei polacchi e degli ucraini, che non era una cosa condivisa da tutti i russi, ovviamente, perché non c'è stata sempre la tendenza a negare l'esistenza di una caratteristica nazionale negli ucraini. Invece Lenin lo dice esplicitamente,
E dice, se poi riusciamo a ricostruire, a ristabilire un rapporto, sì. Allora ci sono tanti paesi in Occidente in cui l'autodecisione si concretizza. In altri, soprattutto nell'Asia, che faceva parte delle conquiste recenti dell'impero, per esempio, il Turkestan. Il Turkestan aveva avuto delle fortissime lotte nel 1916, un anno prima della rivoluzione, un'insurrezione a Tashkent e in varie altre parti che era stata duramente repressa. Si formano dei soviet addirittura prima che in moltissime città russe. Però con che caratteristiche? Con che problemi? Intanto si formano nel proletariato russo, che era una minoranza, ma era una minoranza che era relativamente privilegiata tra ferrovieri e altre cose, e quindi con dei problemi di rappresentanza che sono subito alterati, perché quando c'è una popolazione del 95% non russa e quella russa è del 5% e si riconosce nella rivoluzione, ci sono dei problemi grossissimi, diciamo, e di limitazione dei diritti di fatto. La seconda questione riguarda i contadini. I contadini, come è noto, erano non organizzati dal Partito Bolscevico, in realtà nemmeno organizzati dal Partito Socialista Rivoluzionario. Influenzati dal Partito Socialista Rivoluzionario, si riconoscevano nel Partito Socialista Rivoluzionario, ma non erano organizzati in maniera stretta, eccetera. Apprezzavano, in particolare Cernov, apprezzavano alcuni dirigenti e poi non li apprezzano più quando fanno parte del governo provvisorio e non mantengono le promesse sulla terra. I bolscevichi, che non avevano nessuna tradizione di intervento tra i contadini, invece fanno proprie le parole d'ordine su questo, vengono rimproverati anche da Rosa Luxemburg, eccetera, che su tante altre cose aveva ragione, ma su questa, ohimè, non aveva ragione, non avevano molta scelta. Non avevano molta scelta, ma poi cosa è accaduto? È accaduto che in pratica questa massa di contadini non organizzata, che era stata determinante per la caduta dello zar, attraverso non il contadino in quanto contadino, ma il contadino soldato, cioè i soldati erano in prevalenza di origine contadina, i marinai in prevalenza di origine operaia, perché una grande nave moderna è in pratica una fabbrica navigante, e per questo la flotta era più rapidamente orientata dai bolscevichi e che avevano un peso nella classe operaia delle grandi città industriali, isole industriali all'interno di una Russia contadina. Gli altri pesavano in quanto collegati ai contadini soldati, che si rifiutano di continuare a farsi mandare a morire in quel modo in cui sono stati mandati a morire. Allora, il dramma che non viene capito, appare, lo espresse molto bene lo stesso Lenin dicendo: ho conosciuto un contadino che mi ha detto, ah, ma i bolscevichi erano buoni e invece i comunisti sono cattivi. Il partito bolscevico aveva cambiato nome nel marzo del 18, quindi cosa era successo che aveva cambiato l'atteggiamento? Prima era semplicemente quelli che dicevano la terra ai contadini, decreto sulla terra, decreto sulla pace, e andavano bene. Dopodiché si presentano sotto forma di squadre annonarie che andavano a cercare di ottenere cibo per le città. Comincia, no, non sempre viene fatto in maniera elegante e rispettosa, ma non era programmata dal Partito Bolscevico, era una cosa che è spontanea, cioè i contadini avevano per la prima volta la terra per sé, moltissimi, alcuni ce l'avevano già dalle riforme stolipiniane, eccetera. Però per molti la terra era la prima volta che
che ce l'avevano a pezzamenti piccoli e che venivano usati per il soddisfacimento dei bisogni locali senza portarli invece, senza avere prodotti da portare sui mercati. Non valeva la pena di seminare tutto il campo disponibile perché non rendeva, perché era difficile, perché i trasporti erano stati scardinati nella fase già iniziale della guerra civile e quindi avevano pensato di non produrre più per giunta, cioè non c'era possibilità di scambi anche in natura, perché le fabbriche rimaste in piedi, che già nel 17 sono molto ridotte rispetto al 13, lavorano per la guerra ancora, perché nel corso tra il febbraio e l'ottobre continuavano la maggioranza delle fabbriche a produrre armi e poi lo produrranno durante, a maggior ragione durante la guerra civile, quindi non c'era nulla con cui scambiare le eccedenze potenziali del proprio prodotto. Questo determina una situazione che sarà intacca profondamente il sistema dei Soviet. Il sistema dei Soviet funzionava nel settore industriale e funzionava perfettamente, non importava, grosso modo la rappresentanza era da 1 a 50.000 o 1 a 25.000 anche per i delegati nazionali, nell'ambiente operaio. A livello contadino invece ci sono un delegato ogni 250.000 contadini per riequilibrare questa situazione di questa enorme massa contadina che non è in grado di praticare la revocabilità che era essenziale nel sistema dei Soviet. In fabbrica un delegato eletto e che non si comportava bene veniva revocato rapidamente senza aspettare una scadenza elettorale formale. Ma come si fa a praticare la revocabilità nelle campagne non si conoscono i 250.000 contadini, mentre il sistema dei Soviet si basava su unità di base di fabbriche in cui c'era una storia comune, un'esperienza comune. Ecco già i primi elementi, non il fatto di avere usato un certo tipo di violenza nel corso della guerra civile che è inevitabile. Una delle sciocchezze che viene detta, ripetuta più spesso: Lenin ha puntato sulla guerra civile. No, Lenin ha semplicemente detto: per fermare la guerra bisogna essere disposti a affrontare la guerra civile, ma non è che non era un desiderio, era una previsione che si dovesse arrivare allo scontro per quanto riguarda l'imposizione di una pace. Ma l'elemento più determinante che dà il titolo poi alla mia introduzione è quello del contesto internazionale. Su questo c'è un silenzio totale, assoluto. Non si dice, per esempio, nelle celebrazioni che hanno fatto di Caporetto, non si dice, si toglie completamente la questione di cosa è stato. È stata la rivolta dal basso, rozza, semplice, primitiva, barbarica dei contadini e soldati che scappano, che sfuggono alla guerra e che sfuggono anche, diciamo, saccheggiando, facendo cose e sparando quando possono agli ufficiali. Ma l'hanno fatto in maniera totalmente spontanea, questo esattamente 100 anni fa, nell'ottobre del 1917. Cioè, colti di sorpresa con gli ufficiali a partire da Badoglio che scappano, che si nascondono, che fuggono con la macchina e poi gli si rompe la macchina, fuggono a piedi, ma non si collegano e non danno nessuna indicazione, approfittano immediatamente per rivoltarsi, ma non hanno nessuno che gli dia una prospettiva. Pochi mesi prima, nell'aprile-maggio, era successo non in forma, diciamo così, visibile, in Francia.
quasi il 40% delle divisioni francesi avevano conosciuto forme di rivolta e di insubordinazione, ma mancava completamente l'appoggio di un partito che, come è stato invece nella Russia del 17, cioè i contadini soldati non riconoscevano inizialmente i bolscevichi, però quando magari dicevano i bolscevichi sono traditori venduti alla Germania, però la pace la volevano e quindi hanno a un certo punto cominciato a pesare in questo modo. Io credo che queste siano le premesse. Nel 17 già c'era questo, ma nel 18, quando c'è la trattativa di Brest-Litovsk, c'è un mio libro proprio, Trotsky e la pace necessaria, perché avevano tentato di rallentare le trattative su Brest-Litovsk tutti quelli che non erano stati ancora convinti da Lenin e che per 3, 4, 5 volte discutono e decidono di rifiutare l'accordo sulle proposte delle potenze centrali, perché sapevano che in tutto l'impero, soprattutto austro-ungarico, ma anche in Germania, c'erano scioperi contro la guerra e che hanno avuto una dimensione importante, che sono stati tra l'altro proprio clamorosamente traditi e con meticolosità teutonica l'imperial regio impero austro-ungarico ha conservato negli archivi, finché Rostorsky non li ha trovati, lo scambio di telegrammi tra la delegazione che stava a Brest-Litovsk a trattare con i soviet e il centro, e dicevano: ma come mai arrivano giornali da Vienna che parlano apertamente di sciopero generale, eccetera? E la risposta del primo ministro è: ma per far chiudere uno sciopero bisogna farlo riconoscere, bisogna che abbiamo già la sicurezza che i nostri amici socialdemocratici fermeranno questi scioperi. Loro non lo sapevano esattamente che stava accadendo questo, sapevano che c'erano queste manifestazioni che diventavano anche manifestazioni della flotta. La flotta del Guarnero si era, o Carnaro, e si era ribellata anche a rischio della propria incolumità. Da questo punto di vista, anche il 18 non era così folle sperare che ci fosse un intervento di solidarietà, ma invece non c'è stato, e c'erano casomai, ci saranno subito settori della socialdemocrazia, e in parte traspare anche in quel bellissimo scritto di Rosa Luxemburg sulla rivoluzione russa, che rimprovera un po' la debolezza dei bolscevichi nelle trattative di Brest-Litovsk, che era un'accusa ingenerosa, perché in realtà non c'era niente, era difficilissimo affrontare questo. Allora, io credo che uno dei problemi maggiori, l'aveva accennato già Fabrizio, è che ci sia una tendenza agli anacronismi per trattare la rivoluzione russa. Si continua, per esempio, a contrapporre il febbraio all'ottobre, dicendo che il febbraio era la rivoluzione riformista, menscevica, eccetera, eccetera. E non si dice che il febbraio è costato molti più morti di quanto sia costato l'ottobre, per il semplice fatto che non c'era una direzione riconosciuta, perché non l'avevano diretta i menscevichi, non l'aveva diretta nessuno il febbraio, era un'insurrezione spontanea all'interno della quale c'era stato il ruolo di singoli militanti più coerenti, o bolscevichi, ma anche alcuni menscevichi e anche alcuni socialrivoluzionari come individui, ma non c'era un coordinamento generale, per cui è stato
molto più costoso e molto più lento l'effetto di scardinamento dell'esercito, mentre nell'ottobre questo lo ammettono un po' tutti, che erano pochissimi, alcuni quantificano che fossero stati 8 in tutto i morti nella presa del Palazzo d'Inverno, e nella descrizione che ne fa Trotsky in quel meraviglioso libro che è La storia della rivoluzione russa, emerge che non era un piano che funzionava così alla perfezione, che c'era molta approssimazione, molte esitazioni, eccetera, eccetera, però c'era la forza straordinaria del fatto che l'altra parte, che Kreskita, poteva dare qualunque ordine e non trovava nessuno che gli ubbidisse. Questa è la sostanza, questa è la forza dell'ottobre, che dimostra che non era assolutamente un colpo di Stato minoritario. Ma la questione della periodizzazione è importante anche, per esempio, Solzhenitsyn è partito dal denunciare che il primo campo nelle isole Solovki, dove c'era il monastero di Solovki, era stato fatto già nel 18, ho capito, ma quando era già cominciata la guerra civile c'era il problema dove metti quelli che hai catturato, o li ammazzi sul posto, allora è inammissibile, cioè, oppure li devi rinchiudere. Tutti gli eserciti hanno fatto campi di concentramento durante la guerra, nella guerra tra di loro, non si capisce perché non puoi fare, non puoi mettere anche... non è una forma diversa. Solzhenitsyn, qualunque forma di violenza che si presenti durante la guerra civile o si presenti a freddo nel 36, 37, 38, è la stessa cosa, è la condanna nello stesso modo, mentre in realtà una è inevitabile, perché quando sei in guerra o rispondi alla violenza dell'altro, in guerra, in qualunque guerra, anche compresa la guerra civile. Questa è la cosa. E soprattutto si dimentica che è un elemento di fondo. Tutti questi anni terribili in cui hanno fatto una serie di errori i bolscevichi, indubbiamente, nei rapporti dei contadini, nei rapporti nella riconquista di territori dell'Oriente asiatico durante la guerra civile, eccetera, hanno fatto errori, ma erano organizzati secondo i criteri della democrazia operaia all'interno del partito. C'erano il diritto di frazione all'interno, viene sospeso temporaneamente solo nel 21, quindi proprio gli anni più terribili, gli anni in cui non sapevano se sarebbero sopravvissuti un altro mese, non sapevano se sarebbero sopravvissuti più un giorno in più della Comune di Parigi, dicevano, raccontano che Lenin ballasse sulla neve perché ci abbiamo durato un giorno di più, perché non potevano essere certi di riuscire a farcela, avevano colto l'occasione, sarebbe stato folle non coglierla, ma poi sapevano che c'erano dei rapporti di forza terribili sul piano internazionale. Ebbene, questo periodo il partito era ancora un partito in cui si poteva confrontare posizioni diverse. Questo viene nascosto completamente, perché nessun partito operaio poi ha una forma democratica come c'era nel partito bolscevico. Lenin è stato in disaccordo, è stato intanto messo in minoranza una quantità di volte, ripartiva all'attacco per cercare di essere in maggioranza, ridiscuteva su varie cose. Il caso più noto è quello della trattativa di Brest-Litovsk, su cui ha detto vabbè, riformulando in altro modo, però questo vale per moltissime altre cose. Per esempio, lui detestava Bogdanov, aveva avuto una forte polemica, gli aveva dedicato materialismo ed empiriocriticismo, malloppo gigantesco per confutare le sue tesi,
Però ed era, la divergenza non era filosofica, lui dice che quella filosofica non comporta l'esclusione, era una divergenza politica, perché Bogdanov non condivideva la presentazione di candidati per la terza Duma, perché Lenin diceva: noi eravamo per il boicottaggio della Duma quando c'erano i soviet, ma ora che non ci, i soviet sono stati schiacciati e soffocati, dobbiamo usare qualunque forma per pubblicizzare la nostra posizione. E questa cosa sfugge completamente, appare strana, eccetera, mentre invece era coerente. Beh, Bogdanov, quando, dopo la vittoria della rivoluzione, viene, non rientra nel partito, ma diventa, ha uno spazio nella formazione e nell'attività educativa del nuovo Stato. La stessa cosa più clamorosa è nei confronti di Zinoviev e Kamenev, perché lui dice: Lenin, vanno espulsi questi grumiri, questi traditori, però non li espelle, nessuno pensa a quello, hanno altro da pensare in quel momento, e il giorno dopo il problema è di utilizzarli, e vengono utilizzati già nel primo consiglio dei commissari del popolo. Quindi tutte queste cose contraddicono a due deformazioni: una, quella calunniosa provocata dall'ostilità borghese, dall'ostilità di tutti i borghesi e della socialdemocrazia nei confronti della rivoluzione, ma l'altra è quella dello stalinismo, che cancella le tracce del modo di funzionamento che aveva permesso la vittoria, che aveva permesso di sconfiggere le posizioni rinunciatarie di Kamenev e dello stesso Stalin, per cancellare quindi la lezione profonda dell'ottobre. Io credo quindi, questa è la differenza di fondo che c'è tra la situazione fino al 21 e dopo. Noi abbiamo avuto per anni la tradizione di datare l'involuzione alla morte di Lenin, ma credo che sia assolutamente inopportuno, insufficiente, perché alcuni elementi si erano verificati prima. D'altra parte, se n'era accorto lo stesso Lenin, se si era allarmato sulla questione georgiana, si era allarmato sul riapparire del nazionalismo grande russo, si era allarmato diciamo sul ruolo possibile di Stalin diciamo in futuro, e così via. E io credo che ci sia, nel 23 ci sia già stato un'involuzione veramente profonda, e che in pratica bisogna usare come data cerniera il 21, non per il fatto che ci sia stato Kronstadt in quanto tale. La repressione di Kronstadt poteva essere necessaria, il protrarre la repressione invece oltre e dopo la riconquista. Tra l'altro, la riconquista di Kronstadt è costata più cara agli assalitori, che andavano su ghiaccio allo scoperto contro una fortezza fortissima e attrezzata e ben armata, e che dopo hanno continuato le repressioni, hanno continuato, e questo già era un segno inquietante e che, su cui occorre una ridiscussione generale. La contrapposizione Lenin-Trotsky è stata fatta dallo stalinismo esaltando un Lenin inesistente, un Lenin convenzionale, un Lenin stalinista, lo presentavano così praticamente, e demonizzando Trotsky, ingigantendo le cose. In realtà erano indissolubili. Io credo che Trotsky dice che su tutte le questioni del passato e anche le successive, aveva sempre, quando avevano avuto divergenze, aveva sempre avuto ragione Lenin e torto lui. Lo dice a un certo punto, ma non è vero, perché in certi
casi aveva anticipato e riflettuto, e tra l'altro la lezione del 905 la ricava più Trotsky che Lenin. Lenin la ricava dentro di sé, riflette, ma non riesce a farla assimilare al partito, per questo deve fare quella rincorsa con le lettere da lontano e con quella sfida al rischio totale dell'accettare la soluzione della traversata nel vagone cosiddetto piombato per arrivare in tempo a cambiare l'orientamento del partito, perché il partito era sordo alla lezione del 905, che era stata invece fatta interiorizzata da Lenin su varie cose, anzitutto la convinzione che non c'era non si doveva più fare una rivoluzione borghese, ma aveva accettato di fatto la tesi della rivoluzione permanente di Trotsky, della trascrescenza. Però c'era un altro aspetto. Lenin aveva cambiato il suo atteggiamento anche per quanto riguarda la concezione del partito. Chi piglia e assolutizza il che fare e vede nel che fare la concezione eterna di Lenin si sbaglia, perché Lenin ha detto esplicitamente che aveva forzato, esagerato, storto il bastone. Quando un bastone è stato storto in una direzione, per raddrizzarlo bisogna tirare altrettanto fortemente nell'altra direzione, e delle volte troppa grazia a Sant'Antonio, cioè si esagera. Questo dice, e di fatto le concezioni del partito che accetta nei congressi comuni con i menscevichi del 906-907 sono concezioni molto più elastiche di quanto non fossero formulate nel che fare. E perché? Perché si è trovato a contatto un po' meno di Trotsky, ma anche in tempo per capire la lezione, con la crescita di una nuova generazione rivoluzionaria che maturava più rapidamente, e che è, per questo bisogna partire dal 905 come lezione essenziale e come parte. Credo che una questione di fondo è che Lenin era in grado di cambiare costantemente le posizioni, nonostante una certa rigidità iniziale, poi si rimetteva in discussione e lo cambiava. Questo viene negato, e quando cambia posizione dice getta la maschera e cambia posizione. Invece no, era semplicemente che aveva imparato molte cose. Il fatto è che l'elemento di fondo è che bisogna rifiutare la contrapposizione Lenin-Trotsky, che non solo quella grossolana proposta dallo stalinismo, ma tutte le contrapposizioni, anche quelle, le mitizzazioni, c'era una mitizzazione della sinistra socialista nei confronti di Trotsky, per odio antileninista. In realtà era un'epoca straordinaria, eccezionale, straordinaria nel partito bolscevico, che si trasforma e che accoglie, no, non è solo Trotsky, Lunacharsky, gente con cui Lenin aveva polemizzato con una ferocia straordinaria nel 907, al momento della scuola di Capri, eccetera. Aveva polemizzato, ma al momento buono si trovano a convergere su dei compiti fondamentali in cui abbandonano tutte le vecchie polemiche, e per questo vanno visti insieme anche alle critiche di Rosa Luxemburg, che intanto parte sempre da un riconoscimento del fatto che Lenin e Trotsky hanno salvato l'onore del proletariato europeo. C'è un riconoscimento di fondo della giustezza della rivoluzione, e poi però anche le critiche, per esempio credo che dovremmo fare i conti con quella che dice: avete fatto bene se veramente l'Assemblea Costituente non rifletteva la realtà del momento ma il passato, ma dopo dovete proporre un'altra rielezione di un'altra Assemblea Costituente
perché occorre confrontarsi con questo. E in questo senso diciamo, bisogna tener conto di tutta questa straordinaria generazione di rivoluzionari e di quello che è stato il dibattito nella terza internazionale del secondo, terzo e quarto congresso. Io credo che il più grande crimine dello stalinismo precede le stragi dei rivoluzionari che cominciano, ma il primo rivoluzionario fucilato nel 29, Blumkin, che aveva l'ex social rivoluzionario che aveva sparato al conte Mirbach, ambasciatore tedesco, perché ancora nel 32 non riesce a ottenere la condanna di un gruppo clamorosamente dissidente nel partito bolscevico, nel partito comunista, Stalin. Comincia solo dopo il 34 e dopo l'uccisione di Kirov, il massacro. Ma prima aveva già distrutto il dibattito interno del partito, l'aveva criminalizzato, l'aveva banalizzato e l'aveva fatto. È questo che va recuperato completamente. E io credo che abbiamo bisogno di fare una forte difesa di quella grande esperienza collettiva che è stata la terza internazionale dei primi quattro congressi. Il primo era quasi soltanto una presentazione della necessità, ma nel secondo e terzo ci sono dei testi che andrebbero studiati e meditati ed esaminati sistematicamente. Abbiamo la fortuna di averli in Italia, ben due edizioni di scritti e di documenti della terza internazionale, quella della De Grae e quella di Agosti, però diciamo invece abbiamo sentito per decenni banalizzare la cosa liquidando l'esperienza terza internazionalista come se fosse un tutt'uno e qualcosa di inutile, né più né meno di come abbiamo sentito ridicolizzare la rivoluzione presentandola come l'assalto al palazzo d'inverno, come se non fosse che quell'atto necessario a un certo momento potesse riassumere tutto quello che era la rivoluzione. E con questo dobbiamo continuare a polemizzare, perché anche negli omaggi ambigui fatti alla rivoluzione in quest'ultimo periodo, questo elemento continua a circolare e a infilarsi, e dobbiamo invece riprendere in blocco l'elogio della rivoluzione in quanto tale, come necessità assoluta.